Devi essere sicuro che ci siano dei testimoni, minimo due. Nel momento in cui l'autobus passerà, ti butterai. Perché stai in galera? Rapina a mano armata e omicidio. Mi hanno dato 30 anni. Io non c'entravo niente. Non avevo fatto nemmeno il palo. Quando un uomo senza niente da perdere. Non è vero, io non ho figli. Mamma. Tu vuoi sua pensione, dillo. Povero fratello mio. Tu sei un assassino, qua ci sono i bambini. E cerca di capire pure tu, però, no? Armando il ladro, l'assassino. Ne conosce un altro. Con molto da inventare. Quanto io vuoi sfuggire? Tutto diventa possibile. Ho preso una decisione, è quella di volerti aiutare. A che cosa ci guadagnerei io? Un risarcimento. 50% a me, 50% alla famiglia e al povero Armando. Tu per lui sei se un business, un lavoro. Armando, tesoro mio. Salutate lo zio, su, eccolo. Ciao zio. Chiuderei al 65%. C'è tutto un mistero intorno a questa storia. Io l'ho scoperto per caso. Siete tutti testimoni! E adesso? Sergio Castellitto. E allora questa non è una truffa! È filosofia del diritto. Incontra Rocco Papaleo dopo il successo di Un boss in salotto. Ma questa buca è pericolosissima. E niente sarà più come prima. L'autobus procederà lungo il viale ad una velocità di 30/40 km orari. A 15 secondi esatti l'individuo si avvicinerà e... Sì, sì. E porca no! La buca, un film di Daniele Cipri. Pensateci, ma con una certa solerzia, prima di morire. Dal 25 settembre al cinema.